Staying in the same bed, I need a kickstart just to change this. I don't want to waste a minute on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. So I'm going to stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the... Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è sabato e presto, sono le 9:30 del mattino. Come avrete visto, ho fatto colazione, mi sono preparata i pancake, che
che non facevo da un sacco. Poi ho fatto skincare, mi sono truccata e devo ancora cambiarmi. Ma prima voglio farvi vedere la The Gusta Box del mese di agosto, perché mi è arrivata già qualche giorno fa, ma aspettavo appunto di iniziare un nuovo vlog. L'ho già aperta, ma non ho tirato nulla fuori, ho lasciato tutti i prodotti dentro, ho giusto dato una sbirciatina. E quindi adesso ci spostiamo in cucina, così ve la faccio vedere, così quando esco butto anche la carta. Poi mi cambio perché tra poco passeranno i miei genitori a prendermi. Ieri abbiamo deciso di andare al centro commerciale a fare un giro, penso uno dei più grandi che c'è qui a Torino. Dentro ci sono tantissimi negozi, tra cui Primark. E niente, mia sorella tra poco farà anche il compleanno e come regalo vorrebbe le scarpe, quindi niente, ne approfittiamo siccome oggi c'è anche lei, così almeno se le sceglie. In un vlog vi avevo mostrato dei prodotti che avevo acquistato da Bottega Verde, tra cui una crema viso. Ecco, questa crema viso purtroppo non la posso più utilizzare perché mi ha fatto venire uno sfogo sul viso allucinante. Adesso la situazione è migliorata tantissimo, non c'è praticamente quasi più nulla, ma un po' si vede, vedete c'è un brufolino qui, due qui, poi ne uno qua che mi fa malissimo. Insomma, questa crema purtroppo avrà qualche componente all'interno che la mia pelle non tollera e quindi niente, ho dovuto smettere di utilizzarla. La regalerò a mia nonna o a mia mamma, perché mia mamma utilizza le creme di Bottega Verde, non ha mai avuto problemi. Io in realtà vabbè, ho una pelle molto delicata, però mi è già capitato con le creme di Bottega Verde, quindi non so, perché il gel detergente, vabbè, forse perché lo risciacquo, comunque non mi ha mai creato problemi, lo struccante nemmeno, però con le creme sì. Mi dispiace, vabbè, per fortuna non l'avevo pagata scontata del 50%, però insomma un po' mi rode, ma pazienza. The Gusta Box del mese di agosto a tema Back to School. Iniziamo da questi. Crocchini Mignon di Roberto, mini grissini al gusto pizza. 150 grammi di prodotto e costano 1,39 euro. Ci sono altri tre gusti. Questi che sono il prodotto del mese. Allora, in realtà sul foglio ci sono questi con gli Smarties. Io li ho trovati al cioccolato. Prezzo 2,25 euro. Qui c'è scritto deliziosi e teneri brownies ricoperti da confetti ripieni di cioccolato, senza olio di palma e senza coloranti o aromi artificiali. Io appunto li ho trovati così, ma sinceramente li preferisco. Se vi interessa, questi io l'ho visti l'altro giorno da Oddi Store. Comunque dentro ce ne sono 8 e sono incartati singolarmente. Poi di Goliador i lacci al gusto liquirizia. Cioè sono proprio dei lacci. Avete presente le girelle? Ecco, però aperte praticamente, perché io non so, voi le girelle le mangiate così? Oppure le srotolate, non so se mi sono spiegata, comunque sono appunto, loro li chiamano proprio lacci. Prezzo 2,49 euro. Poi di Zimil, il latte senza lattosio, Benefit, latte ricco di proteine per la massa muscolare, 50 grammi di proteine per bottiglia. Prezzo 1,99 euro, lattosio meno dello 0,1%. Poi questi che sono arrivati, guardate la scatola come è ridotta, non manca nulla, però vabbè, si è rotta la scatola. Orochoc mini cookies, prezzo 2,29 euro e sono appunto dei mini cookies con le gocce di cioccolato al latte. Facciamo che toglierli dalla scatola che si è rotta. Sono tutti nei pacchettini e dentro ce ne sono 4. Di Beretta ho trovato questi stick di suino proteici con 22 grammi di proteine per porzione, prezzo 2,59 euro, sono appunto dei, diciamo, mini salamini. Poi di Del Verde, una volta compravo spesso questa pasta perché dove lavoravo a fianco c'era una panetteria che vendeva appunto questa pasta e ogni tanto la compravo. E oggi ho trovato però gli spaghetti senza glutine, con farina, non avevo letto, con farina di mais, riso e quinoa.
ad un prezzo di 1,79 euro. Come al solito, una birra. Birra Peroni non filtrata, prezzo 2,50 euro. E poi ultimo prodotto che non so come farvi vedere perché esce tutto il liquido. Cioè, guardate. Questo purtroppo si è bucato e sta uscendo fuori tutta la marinatura. Comunque, questa appunto è una marinatura pronta all'uso orientale con mango e salsa di soia. Praticamente voi ci mettete la carne dentro, tipo vedete questi sono i fusi di pollo, così si insaporiscono e poi potete cuocerli, non so, farli al forno. 1,99 euro. C'è anche la versione classica che forse, vi dico la verità, avrei preferito, o questa che è appunto quella orientale. Come sempre vi ricordo che se volete provare anche voi la Degustabox è sempre attivo il mio codice sconto che vi fa risparmiare qualcosina sulla vostra prima box. Siamo da Primark. Qui sono tutte le bombe da bagno. Che non posso comprare perché non ho la vasca. Posso farci solo un pediluvio. Scrub, corpo e soffigliante d'argento. Qui sono scrub alla vaniglia. Tutto super colorato. Questo cos'è? Un burro corpo. Che belle queste confezioni, tutte colorate. Quella, una crema corpo all'anguria? Un odore. Ma è questa che profuma così? Sento anch'io un odore. Mamma mia, che profumo di anguria. Sto cercando le maschere. Ecco le maschere. Allora, riprendo quella che avevo comprato la scorsa volta, che mi era piaciuta tantissimo, questa qua. E l'altra era simile a questa, ma tipo sul beige, che non vedo però. Possiamo dire a Primark di fare dei cestini, dei carrellini, non lo so, perché queste borse sono scomodissime. Questo è un olio per il corpo con tutti i brillantini. Costa 5 euro. Belli questi. Ah, mi ci arriva questo. Belli, questi. Questa è una pinzetta per sopracciglia, credo, con uno scovolino incorporato in silicone. Anche questa collezione è bellissima, guardate che colori. In video secondo me non rende tanto. Sono indecisa se prendere questi jeans.
Sono appena arrivata a casa, mi sono seduta un attimo sul divano perché ho proprio bisogno di rilassarmi 5 minuti, perché si sa, in questi posti, nei centri commerciali c'è comunque tanta confusione e dopo un po' io ho proprio bisogno di, non lo so, di starmene tranquilla. Infatti adesso mi rilasso 5 minuti, poi vado a farmi una doccia così mi rinfresco un po', mi cambio e vi faccio vedere con calma tutto quello che ho comprato. Spero di riuscire a continuare questo video perché mi è salita una stanchezza che non vi dico. Prima stavo benissimo, adesso mi è venuto un sonno, c'è anche da dire che dovrebbe arrivarmi il ciclo tra qualche giorno, quindi potrebbe essere anche per quello. Però non so, mi è salita una stanchezza, c'è proprio gli occhi che si chiudono da soli e dopo la doccia secondo me mi sentirò peggio, perché a me la doccia non mi tira su, mi rilassa, mi fa venire ancora più sonno, quindi vedremo. Vabbè, al massimo vi mostrerò tutto domani, per voi saranno comunque, sarà questione di secondi, adesso vedo. E niente, comunque sono molto contenta perché oggi sono riuscita a comprare un po' di roba. Ho preso un jeans, 3 magliette, le scarpe. Queste scarpe io le volevo da una vita, ma tutte le volte puntualmente non c'era il mio numero. Sì, su qualche sito ci sono, però è un modello che io non ho mai provato e quindi non mi fidavo a comprarle su internet, preferivo provarle, cioè dovevo comprarle in un negozio per poterle provare e per fortuna appunto, siccome l'altra sera volevo comprarle su un sito, per fortuna non le ho comprate perché ho dovuto prendere il 38 e mezzo, il mio primo 38 e mezzo, perché io ho sempre portato, cioè il mio numero perfetto è sempre stato il 37 e mezzo, perché il 7 era troppo piccolo, l'8 è sempre stato troppo grande, quindi era il mio numero perfetto. Ma in questo periodo, non lo so, mi sono cresciuti i piedi, e niente, di questo modello ho preso appunto il 38 e mezzo. In realtà mi stava anche il 38, però le sentivo un po' troppo strette. È vero anche che la pelle comunque si deve ammorbidire, quando sono nuove sono comunque più dure, però mi sono detta, le sento comunque già, diciamo, giuste. In più, adesso la calza sottile, più avanti poi indosserò le calze un pochino più pesanti, siccome sono comunque scarpe che sfrutterò anche più avanti, dato che sono in pelle. Ho detto, già le sento strette così, figuriamoci poi più là. Quindi ho detto, prendo il 38 e mezzo. In realtà ho provato il 37 e mezzo, il 38 e il 38 e mezzo, e il commesso, tra l'altro molto gentile, mi ha fatto anche fare varie prove, cioè in un piede mettevo il 38, nell'altro il 38 e mezzo, poi il 37, vabbè. Insomma, ho fatto un po' di prove e alla fine niente, ho preso il 38 e mezzo, niente. Poi ho fatto un giro da Primark e ho comprato qualcosina, non tantissimo, perché io quando c'è tanta gente non riesco proprio a comprare come vorrei. Allora, in realtà quando siamo entrate non c'era tanta gente, dopo tipo 20 minuti, mezz'ora, si è riempito di colpo, non vi dico, la coda alle casse, anche se poi in realtà era molto scorrevole, però lì stavo per lasciare tutto e andarmene via, perché quando ho visto la coda ho detto, cosa? Poi in realtà no. E niente, vado a farmi una doccia e dopo vi faccio vedere tutto. Iniziamo da Primark. Volevo ricomprare i reggiseni, quelli tipo sportivi, che avevo comprato mi pare 7-8 mesi fa sempre da Primark, ma purtroppo non c'era la mia taglia e ho visto questi che sono più o meno, diciamo, sempre lo stesso modello, quindi reggiseni sportivi, però questi sono push up, c'è scritto, e sono fatti così, magari vi faccio vedere quello bianco che si vede un pochino meglio. Sono diciamo più scollati e poi sono più imbottiti e non ho mai provato un modello simile, con gli altri mi trovo benissimo. Da quando ho comprato quelli di Primark io uso solo questi reggiseni, perché con gli altri non mi trovo più, li sento più scomodi, invece questi non hanno il ferretto, poi non sono troppo stretti. Anche in questo momento sto indossando un reggiseno, cioè proprio quelli di cui sto parlando, e sono veramente molto comodi.
E infatti volevo prenderne altre tre per avere il cambio. Volevo prendere il set con il reggiseno color carne, ma appunto purtroppo non c'era la mia taglia e ho preso questi. Li proverò e poi vi farò sapere. Io ho preso una S e li ho pagati... Dov'è il prezzo? Li ho pagati 13 euro. Poi ho ricomprato le maschere in tessuto che avevo comprato la volta scorsa, le ho pagate 90 centesimi e ho ripreso questa idratante, sono maschere made in Corea, in tessuto, idratante con acido ialuronico, questa, e poi ho ripreso questa illuminante con provitamina B5 e vitamina E, che non riuscivo a trovare. Poi l'ho vista alle casse, quindi se cercate questa maschera, controllate appunto alle casse, perché nell'espositore dove c'erano tutte le altre, questa non c'era. Poi ho comprato questa spazzola perché mia sorella mi ha detto che lei la usa per fare la coda, per pettinare, per tirare proprio per bene tutti i capelli, e quindi l'ho presa anch'io perché faccio spesso la coda, e l'ho pagata 1,80 euro. Allora, in realtà qui dietro c'è scritto ideale per volumizzare e acconciare i capelli, ma avevo letto prima per cotonare. Sì, spazzola per cotonatura. È fatta così. Anche qui io la proverò e poi magari nei prossimi video vi farò sapere. Poi per la prima volta ho comprato dei trucchi da Primark. Allora, ho preso questo set con due matite e un temperino che ho pagato 2 euro. Volevo una matita tipo marrone per il contorno labbra, perché mi piace anche il contrasto, cioè contorno labbra marrone e lip gloss magari trasparente o rosa, però appunto non avevo una matita di questo colore e ho detto ma sì, proviamo. Questa appunto è una matita per... è un eyeliner. C'è scritto eyeliner. Infatti mi sembrava strano, però c'era troppa gente e non riuscivo a leggere tutto con calma e... ovviamente le userò lo stesso, perché no, le proverò anche sulle labbra, oppure se non mi piace sulle labbra, appunto come c'è scritto qui, come eyeliner, una è più, una mi sembra più scura, queste sono le matite, e le ho pagate appunto 2 euro, e dentro c'è anche il temperino, vediamo un po'. Eccole qua, adesso magari le swatcho e ve le faccio vedere. Marrone, sembra nera. Come contorno labbra, questa forse ci può stare. Infatti mi sembravano diverse, una è più chiara e l'altra è più scura, così lo sapete. Quella più chiara forse posso provarla come contorno labbra, ma quella scura non credo. Poi ho comprato questo blush liquido che mi ha consigliato una di voi. Questo vi fa capire che io i vostri commenti, i vostri messaggi, i vostri consigli li leggo sempre, e una di voi mi appunto mi aveva consigliato questo blush. Siccome io ho terminato quello di Charlotte Tilbury, cioè non l'ho ancora buttato perché in realtà la spugnetta è ancora un po' impregnata di blush, quindi qualcosina esce ancora, quindi non l'ho ancora buttato, però comunque è finito. E niente, ho voluto prendere questo perché questa ragazza che mi segue mi ha detto appunto che a lei piace tantissimo, è bello luminoso, proprio come quello di Charlotte, dura tutto il giorno, quindi ho detto ma sì, per 5 euro proviamo. Questo tra l'altro è vegano, cruelty free, purtroppo non so, non c'era il tester del blush, quindi l'ho preso così a scatola chiusa, quindi niente, lo apro adesso con voi, così vediamo un po'. Questo è il blush. Vado a prendere un coltello. Cos'è? Oh, che spavento. C'era questo coso per terra e pensavo fosse tipo un animale. A proposito di animale, io e mia sorella siamo entrate da Primark e mia mamma e mio papà ci hanno aspettato fuori, che c'è una panchina, perché non avevano voglia di entrare da Primark. E mi ha raccontato mia mamma che... cioè, lei non si è accorta di nulla, era seduta... aveva praticamente un ragno gigante sulla caviglia e la sicurezza le ha praticamente gridato: signora, signora, ho un ragno sulla caviglia. Mia mamma ha cercato, no, di toglierlo, e per fortuna non la punta,
Era tipo, non lo so, il ragno violino, ha detto questo signore. Comunque, meno male che non c'ero, perché io ho la fobia e non lo so, avrei gridato come una pazza nel centro commerciale, però niente, per fortuna il signore della sicurezza, non so come. Evidentemente sto ragno era talmente grande che sulla caviglia l'ha notato subito e quindi gli ha gridato, signore il ragno, vabbè. Comunque sono riuscita ad aprire il blush, sì, è fatto proprio come quello di Charlotte, quindi ha la spugnetta. Si apre anche come quello di Charlotte, si gira. Vediamo un po'. Spero solo che, cioè, non sia né troppo chiaro né troppo scuro, che posso utilizzarlo. È chiaro? Non lo vedo molto. Non si vede niente. È bello luminoso. Lo proverò comunque ovviamente sul viso come blush e poi vi farò sapere. Ho comprato anche questo che serve per fare il contouring e costa 5 euro come il blush, e di questo però c'era il tester, infatti l'ho provato e il colore mi piaceva molto. Senza volerlo ho fatto un cuoricino. L'ho provato a stendere velocemente mentre ero lì da Primark e mi sembra molto, cioè, che si sfuma facilmente. Ma vedremo sul viso. Ultimo acquisto che ho fatto da Primark, ve l'avevo detto che non ho comprato chissà che cosa. Ho comprato un pigiama, ero indecisa perché mi piaceva anche quello rosa con la luna, mi sembra, il sole, molto bello, però questo mi piaceva di più. Era un pigiama aperto ed era una XS e non lo so, mi sono detta magari poi lo lavo, si stringe un po' il pigiama, poi secondo me deve essere bello comodo, e ho detto boh, meglio una taglia in più che una taglia, cioè meglio un pochino più largo che stretto, e alla fine ho preso la S. E io non amo i pantaloni cioè aperti sul fondo che non hanno i polsini o non so l'elastico, però erano quasi tutti così quelli che mi piacevano, quindi niente, l'ho preso anche magari come pigiama, non lo so, per stare in casa. Non vi ho detto il prezzo, 17 euro. Questa è la maglia, fatta tipo a camicia con i bottoni e il taschino. Dal vivo comunque è molto più bello, forse così riuscite a vedere bene il colore. Il pantalone è fatto così e come dicevo, sì, mi sembra un pochino troppo grande, ma niente, dai, è un pigiama, va bene così. Da Primark non ho comprato nient'altro, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato da Sephora, una cosa che ho pagato pochissimo perché ho comprato la crema corpo al cocco. Allora, questo cocco non è troppo dolce o nauseante come al solito. La commessa ci ha fatto sentire i tester delle acque profumate, infatti mia sorella si è presa la crema corpo e l'acqua profumata ed era buonissimo, veramente buono, e spero che sia uguale anche la crema corpo. Mi piace tanto perché è un cocco, non lo so, delicato. Buonissimo. Questo è il latte corpo con 96% di ingredienti di origine naturale. Costa 6,99 euro, ma l'ho pagato 5,99 euro perché la commessa ha applicato lo sconto del 10%. Poi sono andata da Bershka e avrei comprato di tutto perché mi piaceva veramente tutto, ma ha aumentato un pochino i prezzi, almeno rispetto a tanti anni fa. Secondo me i prezzi erano molto più bassi,
adesso un jeans lo paghi comunque minimo 40 euro, però mia sorella compra spesso i jeans da Bershka e lei si trova molto bene, anche mia mamma mi ha detto che li lava, li rilava e rimangono sempre perfetti. Comunque ho preso appunto un jeans, ho provato tutto in camerino, anche perché questo centro commerciale non è proprio dietro casa, ci vanno comunque una mezz'oretta, una quarantina di minuti per arrivarci, quindi ho preferito provare tutto con calma, anche perché non c'era nessuno dentro Bershka, cioè la prima volta che mi capita, veramente non c'era nessuno, e era anche orario di pranzo, però di solito si fa la coda anche per i camerini, e invece oggi niente, non c'era nessuno. Questo l'ho pagato 39,99 e ho preso la 34. Questo è il jeans, modello multicargo, l'ho preso grigio per cambiare un po', e questo a me piace tanto anche con le maglie quelle larghe. È molto bello, devo dire, come jeans. Deve comunque piacere questo modello, però secondo me veste molto bene. È leggero come jeans rispetto ad alcuni che ho visto, perché me ne piaceva un altro ma era pesantissimo, cioè era proprio pesante il jeans oltre che duro, e non lo so, non mi faceva impazzire, anche perché quando sono poi troppo duri dietro mi stanno tipo dritti e sembra che, non lo so, non ho un sedere. Invece questo, è essendo un pochino più morbido, più sottile il tessuto, non lo so, secondo me veste molto bene. Ha le tasche e due tasconi sulle gambe laterali. Poi ho comprato tre magliette a maniche corte che io sfrutto anche più avanti sotto le felpe, molto semplici, e le ho pagate solamente 5,99 euro. Ho preso la M e questo modello parte dalla taglia 10-12, cioè 10-12 anni, XS, a meno credo, XS, S, M, L e XL. Io ho preso appunto la M perché è un modello che veste molto stretto, però mi piacciono le maglie aderenti, ma tipo questa che indosso oggi, cioè non troppo stretta, ma non proprio di quelle super corte, strettissime. E le ho provate e la M è perfetta, quindi se siete simili a me e non avete voglia magari di provarla nei camerini, prendete la M. Ne ho presa una nera che è praticamente, non dico identica, ma quasi a quella che indosso oggi, ma è più corta, quindi è perfetta da indossare con i jeans a vita alta. Sono a costine, non so se si vede, e una grigia. Queste sono le magliette che io sfrutto di più perché stanno bene con tutto, le metto anche, perché no, d'inverno sotto le felpe. Adesso vi faccio vedere le scarpe. In realtà, come vi dicevo prima, io non volevo comprare proprio questo modello, volevo il modello precedente, però di quello non c'era la mia taglia. Ho preso queste che mi piacciono anche di più. Vi dico il nome del modello perché non lo so. Vi faccio vedere, così se vi interessano sapete, perché poi magari mi chiedete qual è il modello e non lo so, perché le ho viste lì esposte e le ho provate, mi sono piaciute e le ho prese, cioè non è che mi sono informata più di tanto. No vabbè, la bellezza, poi lo sapete che io amo le scarpe da ginnastica, però mi servivano delle scarpe di questo colore, cioè bianche, nere, da mettere veramente con tutto. E poi, vabbè, questo modello a me piace tantissimo. Rispetto alle altre, non so se si vede in video, ma queste sono, diciamo, più bombate dietro, ma in realtà non cambiano tantissimo dalle altre. Anche indossate, cioè non si vede così tanto questa bombatura. Ho proprio una passione per le scarpe da ginnastica, mi piacciono troppo. Mi fa strano perché non ero partita da casa con, cioè, l'intento, con l'idea di comprare le scarpe. Sì, avevo comunque pensato di comprarle, ma non oggi. E quindi niente, mi fa strano, però finalmente le ho comprate. Dimenticavo, da Bershka ho preso anche questa cover trasparente con le farfalle. L'ho pagata 7,99 euro. E adesso, con la scusa, mi pulisco per bene tutto il telefono e metto la cover nuova.
stupenda, ovviamente con il telefono rende di più. E le farfalle, come vedete, sono in rilievo, molto bella.